Buon dì, buonasera, buonanotte, salve, che tanti modi per salutare la gente. Comunque, mi chiamo Andrea, abitiamo a lei, sono della Val de Sol, e dunque si parla solandro, fin dei conti. È un bel posto, in mezzo alle montagne, in mezzo agli alberi, in mezzo a tanti crossi, a tanta neve, l'inverno, gli sta, che è molto più verde, che è anche sa di gente, che è anche sa di gente, è vera, è vera. Però, secondo me, il momento più bello da vivere in questo posto è l'autunno e la primavera. Perché? Perché si sta meglio, si sta solenchi, che in altri colori, che in modo di vivere completamente più bello. Dopo, che dirvi po', durante la settimana, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, ognuno può fare quel che vuole. E la domenica è il momento più rilassante, se può andare con la bicicletta, si può andare a cavallo, si può andare a fare tante belle pestorate su per i sentieri, su per le strade di montagne, su dappertutto, che poi lungo il Nos, anche un bel, che sopra il Nos, sopra il fiume che è da ste bande, si può andare a farsi due pestolate. E che dirvi poi? Qui in Val de Sol si fa tanti misteri, adesso, misteri che adesso sono abbastanza moderni, una volta che erano dei bei misteri, che era il cagliar, che è quel che aggiustava le scarpe, che era il ferrar, che è quel che metteva a posto insieme ai ferri, li saldava, li batteva, e dopo, però è nati un po' persi questi misteri qui, è un po' una roba un po' brutta, se, non è una roba bella, no, che se vada persi i vecchi misteri, no? È come il contadino, a lavorare la terra, è una roba bella, Secondo me, se può vivere in modo più naturale, secondo me, anche lavorando la terra tranquillamente, è che non è possibile perché ormai siamo diventati un po' troppo modernizzati. E niente, che devi dirle po'? Ormai è detto abbastanza cavolare. Pensi che adesso puoi anche salutare tutti, salutare la gente del mondo che parla col suo modo di parlare, col suo dialetto, e salve a tutti.